Pesaro è quasi pronta, i preparativi sono ultimati per l'edizione 2020 di Candele sotto le stelle. La manifestazione illuminerà il lungomare di Pesaro, Gabicce, la riviera del San Bartolo nella notte di San Lorenzo. Un format diverso rispetto a quello degli anni precedenti, organizzato e pensato nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Noi abbiamo sondato un po' quelli che saranno i partecipanti e abbiamo sentito anche i pareri degli operatori balneari che stanno attrezzando le proprie spiagge. Fervono i preparativi, come vi state organizzando nel vostro stabilimento balneare? Allestiremo con le candele che ci ha fornito Candelara e poi stiamo con il bar aperto e i clienti vengono qui, mangiano con la famosa gluppa di Pesaro e niente, facciamo festa. Avete già organizzato una cena? Ci sto appunto pensando. Magari ho una pizza sulla spiaggia o mangiare da qualche parte, meglio forse. Amici? No, noi due. È la prima volta che partecipate a Sì. questo evento. Sì, è il primo anno che veniamo qua, quindi sì, Da dove venite? da Bologna. Sì, penso di sì. Io niente, perché sono ospite qui della cittadina. Penso che sarà una cena sotto i nostri ombrelloni. Quindi è la prima volta che partecipa. Sì, Da dove viene? da Roma. Rimarremo qui, ma niente di che. Avete organizzato gruppo, cena con amici, No, no. parenti? No, no, niente di che, rimaniamo solo un po' qua, in compagnia e basta. Di famiglie, di figli e E mogli. basta. Stiamo facendo dei preparativi per la festa delle candele. Volevo chiedere quante candele state installando? 1200 candele su tutta la riviera, sì, da Fano fino a Gabice Mare. Queste si accenderanno appunto alle Verso le 8, 7 e mezza, 8 cominceremo. Una volta piantati i pali, al ritorno cominciamo a scendere. Mentre fervono i preparativi per le candele sotto le stelle, lei con lo stabilimento balneare non ha aderito all'iniziativa. Perché? Non ho aderito perché il mio sindaco ha sbagliato un'altra volta, saltando il Palio dei Bracieri, Festa del Porto e altre feste, è andato a fare questa qui che è sempre un assemblaggio di gente, a fare la fiera uguale, sono tutti assemblaggi, che lui doveva saltare tutto queste, essendo che adesso c'è anche un po' di allargamento di Covid, cose varie, doveva saltare tutto e fare la stagione tranquilla. Invece va a rischio di nuovi focolai perché la gente si sta vicino, tutte cose che possono provocare focolai, secondo me.